come vedrete, monopolizzerà abbastanza il controllo del pallone. Intanto Panzera si butta dentro per il primo possesso della partita, poi finiamo con il quintetto. No, c'è tempo, dai. Con lei Calus sugli esterni, poi Dong, Natali e Sventoraite a completare le prime 5 di Roma. 7 secondi per andare al tiro, deve risolvere Tinara Mur, centro dell'area, incredibilmente col passo d'avvicinamento dopo 5 6 palleggi sul posto riesce a liberarsi al ferro. Io ancora devo capire come si fa, perché vorrei riproporlo al campetto. Tecnica di spalle ma soprattutto di piedi, Dong, grande fisicità ma ancora un filo lento su questo movimento di Tinara Mur. Prova a prendere posizione, si libera anche lei al centro dell'area spazzando via l'avversaria e temevo andasse a schiacciare, poco ci è mancato, eh. Dicevamo, grande fisicità, lo dimostra in questo caso sul cambio, ottimo uso del corpo, e due anche per lei. Conti intanto finisce per terra, ma Mur recupera, rimbalzo, appoggia il tabellone, va bene, oggi abbiamo Twin Towers pronte a mostrarci tutto il loro potenziale. 4 da una parte per Mur, dall'altra parte 2 per Mozambichese, non lo so, penso mozambicana, nativa di Maputo, nativa di Maputo, capitale del Mozambico, così ci togliamo il problema, esatto, di lunghi trascorsi angolani ma anche con la sua nazionale ad Afrobasket, che ci sarà tempo per parlarne. Intanto il Geas in attacco con Guatmi dopo il palleggio, prova a buttarsi dentro seguendo il blocco di Mur, che segue a rimbalzo ma non controlla. Allora Romeo, lei sì, sempre in pieno controllo della partita, palla dentro per Dong che può provare ad attaccare Valeria Trucco, appoggia di mano destra, 4 punti per, a testa per le due lunghe di riferimento delle squadre. Abbiamo capito dove si andrà stasera, e lo abbiamo capito, lo ha capito soprattutto Romeo in transizione, va a cercare la sua lunga in semi mismatch contro Valeria Trucco. Altri 2, 4 per lei. Corre dall'altra parte Caluva da Natali che esplode la prima tripla della partita, 7-4 per Oxygen Roma. Molto bene anche questo tiro, in ritmo per Giulia Natali, bello lo scarico, la semitransizione ancora una volta di Roma, paga dividendi, 3 punti per Giulia Natali. In questo caso invece per la parità, squadre che si stanno rispondendo colpo su colpo, ognuna con le sue armi. Sì, 7 pari, già 14 punti in 2 minuti di gioco, nell'ultima azione il pick and roll inusualmente giocato da Trucco, che non si apre per il classico tiro da lunga distanza, ma fa 2 più 1. Dongo e palla dentro per Sventoraite che poi fa circolare il pallone, Romeo dall'angolo lungo sul secondo ferro, favorita a rimbalzo Panzera dal parabola della palla, poi riesce Mura a guadagnare spalle a canestro contro Dongo e scarico per Trucco che è tiratrice da distanza. Lei solitamente, come cercava di farvi notare in precedenza Francesco, è più una che si apre rispetto che rolla e taglia dritto al ferro, anche perché con queste mani 4 puoi permettere. Super notizia per coach Zanotti, l'aggressività nel senso più positivo del termine da parte di Trucco. 6 punti per lei, lei che viaggia a 8 di media, è già un ottimo risultato. Romeo blocco, torna a Sventoraite, poi Natali in palleggio, arresto e tiro, primo ferro, palla che viene toccata infine da Conti e rimessa in arrivo per fuori sull'uscita di Natali, non ha lasciato sguarnito la fase di rimbalzo, ne ha approfittato Sventoraite con l'ultimo tocco di Gina Conti. Palla nell'angolo per Calo che può provare ad attaccare, il passaggio dentro per Sventoraite, grande uscita Natali da 3 sulla sirena dei 24 che scadono, ma il pallone è recuperato a rimbalzo da Mur, chiama il gioco Conti che poi fa schiantare Romeo contro il blocco di Trucco, questa volta non se la sente di tirare. Allora Conti riparte nuovamente col pick and roll, rimpiazzo, palla dentro per Mur che può provare a giocare spalla canestro, gioca spalla canestro in avvicinamento, mano destra, mano sinistra, spalla destra, spalla sinistra, addirittura adesso un po' contro le sue tendenze, anche cadendo indietro contro Dong, un clinic offensivo per il momento per la numero 2 in maglia rossonera. Attacca Romeo verso il centro dell'area, guarda per un attimo il canestro, poi scarica per Calona, nigeriano, la butta dentro per Dongwe, asse africano per la squadra laziale. Intanto palla fuori per Natali, in palleggio la numero 10 che ha già dato 3 punti alla causa, Calu guarda canestro, poi va in palleggio, arresto e tiro, un tiro
alla Guatmi, un po' spinta fuori. Diversi falli, come in questo caso Panzera che è stata molto aggressiva su questo pick and roll giocato dalla stessa Cali, questo dell'aggressività sul pick and roll sembra essere un primo tratto difensivo della partita difensiva preparata da Coach Zanotti. Guatmi prova ad attaccare linea di fondo, Natale arriva tardi sul... Può riprendere il jazz con il possesso Panzera contro Romeo, aspetta Guatmin che si rimette nuovamente in posto, la sua zona preferita, si gira dal suo lato preferito, prende il suo tiro preferito, l'esito è sempre 2. E dice, Tinara, vuoi fare lo svitamento da lì canestro? Lo faccio anch'io, più 6, yes. 14-8 il punteggio, si è un po' fermato l'attacco di Roma, Dongo in questo caso cerca di recuperare palla, ce la fa, poi fuori per ancora Natali che trova dentro Sventorite e si gira e nettamente subisce il fallo di Trucco. La giocatrice lituana che converte entrambi i tiri liberi ridando un nuovo meno 4 alla propria squadra. 72% stagionale per lei a cronometro fermo, rientrata da poco da un infortunio, peraltro curiosamente una delle ultimissime partite che aveva giocato era proprio quella dell'andata contro il Jazz segnando 17 punti. Palla per Guatmi che attacca il recupero di Natali in palleggio, resta tiro e sbaglia la conclusione. Trucco a rimbalzo contro un'altra torre di quelle che si vedono in campo. Attacca Conti dopo aver guadagnato l'extra possesso. Ancora Trucco con grande energia va a riprendere il pallone nuovamente per la terza volta. Errore al tiro del Geas, schianto a metà campo. Ci sarà da fare la constatazione amichevole della giocatrice avversaria, prova ad andare fino in fondo, utilizza la mano destra da sinistra, come diciamo spesso, non la migliore delle scelte possibili, sbaglia e poi sul recupero commette fallo e manda in bonus il Jazz. Palla per Dong che mette il primo passo all'interno dell'area, poi si mette spalle canestro per attaccare il Trucco, si gira sulla linea di fondo ma con una sola mano sul pallone conclude di energia andandosi a prendere quello che voleva, un tiro ravvicinato per il meno 2. Gran bel movimento ancora di Dongue, di tocco questa volta, ottimo per lei. Poi Sventorite a rimbalzo, Romeo, tutto campo per Dongue che da lì non può sbagliare, parità. Eravamo 14-8, quindi 6-0 di parziale aperto per la formazione ospite che ha alzato il tono in difesa. Sembra strano dirlo perché ci sono appena stati 3 rimbalzi offensivi consecutivi, però anche altrettanti errori alla conclusione. Fuori per Moore dalla sua zona, solitamente da lì è l'unico dei punti in cui si sente di prendere il tiro da 3. E questa volta però è sbagliato Romeo con un ennesimo passaggio tutto campo con visione, poi riparte pick and roll, Sventorite si ferma e l'assiste sulla linea di fondo, la mancina lituana trova una conclusione che rimbalza solo sul ferro. Il Jazz però non riesce a correre perché la transizione difensiva di Roma è tutto sommato buona. Conti dal mezzo angolo corto sul primo ferro, palla ancora lunga per Dong, Calu dall'altra parte in vantaggio su tutte, forse anche in fuorigioco, ma non è quello lo sport di riferimento al Palanat per questo. Rientra intanto Dongue, lascia posto Sventorite. Si completa il primo giro di rotazione delle lunghe, quasi. Palla per Moore dopo il gioco con Dotto, lotta a rimbalzo Begic, ma Dongue riesce alla fine a ritrovarsi il pallone in mano, chiama il gioco Nicole Romeo. Aspetta Dongue per giocare ribaltamento di lato, anzi a Calu, e poi va a giocare pick and roll con una mano sola, prova nell'angolo Natani, impalleggia la numero 10, poi blocco di Scarsi, attacca Romeo fuori per Natali, bisognerà risolvere in qualche modo, ci prova lei, stanno scadendo i 24, anzi no, scadono i 24, 2 volte circolato il pallone, sì, semplicemente non hanno trovato vantaggio. Non è stato tanto vantaggio anche perché non si è esplorata la posizione interna di Dongue, soprattutto quando la giocatrice numero 10 Natalia aveva la palla in angolo e poteva tranquillamente servire. C'è liberissima nell'angolo Begic che riceve e poi riesce a passare a Moore che buttandosi per terra segna. Ovviamente Gia cerca di andare a esplorare vicino al canestro la giocatrice nella cui zona non sta operando Dongue e quindi in questo caso Tinara Moore che va per il 2-1. Palla per Romeo che gioca Piccarò con Scarsi, poi tira una conclusione piuttosto difficile, a rimbalzo Moore, la corsa di Guatmi, 7 secondi per concludere
trova il backdoor, poi Calu recupera il pallone, 3 per lei, 2-1, finisce così il primo quarto, forse cronometro in ombra ma ben supportata dalle compagne. Vedremo ora come si dipanerà questo secondo quarto che va ad iniziare. Per il momento ce ne sono 9 per Moore da una parte e 8 per Dongue dall'altra. Proprio la numero 6 mozambicana cerca di attaccare ma viene fermata in qualche modo da Begic, che poi scatta in avanti per costringerla ad un rientro rapido. Si ritrova il pallone in mano, lato completamente scoperto, ribaltamento per Pansera, si alza il blocco di Moore, Pansera prova ad arrivare fino in fondo, non si capisce cosa succede, ma alla fine in qualche modo si ritrova lei il pallone dopo averlo perso. Guatney, palla dentro per Moore, che ha nei pressi del ferro una mano incredibilmente specializzata nel trovare ogni genere di angolatura possibile sul tabellone pur di segnare, praticamente un goniometro vivente. È un tocco di polso, questo canestro è tutto di polso, trovare l'angolo giusto di appoggio al tabellone. Fantastica giocata da parte di Tina Ramu. Romeo prova ad attaccare Dotto, poi scarica per Calu, piccherò. Provare ad allungare Begic dalla distanza, solo primo ferro, insegue Guatmi a rimbalzo, tocca a Calu per ultima, il possesso contro Guatmi un po' sfortunata, non riesce a controllare poi il rimbalzo, prima Calu, protagonista di una grande rubata sulla penetrazione di Panzera che sembrava destinata a una sorte vincente. Palla fuori per Dotto, che decide di prendere la responsabilità rispetto alle compagne e si prende anche a rimbalzo, poi dietro la testa per Moore, che ancora una volta trova l'angolo perfetto, mentre Dotto finisce per terra contusa al volto. Sono i tuoi antenati ungheresi ne saranno felici. Ne saranno felici, che nasce e cresce anche nella squadra che poi giocherà ancora l'Eurolega nel 2022, vincendola. Dietro la schiena Dotto, la toccano tutti, rimbalzo inesistente, deviazione. Le coppe nazionali. E ha chiuso l'europeo under 20, l'ultimo giocato, con 16,1 di media, miglior realizzatrice. Palla dentro intanto per Begic dopo il rimbalzo sul tiro corto, lottano tutta a rimbalzo, Natali strappa e guadagnato, palla per Bestagno, ne è entrata in campo rilevando Guatmi in uscita dopo il blocco Pansera, che va dentro con una palla imprendibile per Moore, un po' troppo alta, gioco abbastanza tradizionale questo per sesto, in questo caso però non funziona. Non era male il passaggio di Panzero, quantomeno l'idea, perché poi l'esecuzione è stata fallace, Moore avrebbe appoggiato comodamente in 1-0. Sai chi è che non fa rotazioni per niente, neanche per sbaglio? Ho parlato con l'allenatore di Roma prima e gliel'ho detto, perché non esce, perché è fondamentale, il vero metronomo di questa squadra. Va per dentro per Scarsi, con un passaggio un po' improvviso Dotto, poi proprio sulla difesa di Dongue, fuori per Pansera da 3, senza pensarci su, e meno ci pensi meglio. E questo è un tiro che non avrebbe mai preso fino alla scorsa stagione, hai ragione, tiro leggerissimo di testa, ottimamente preso in ritmo, destro-sinistro, 3 punti per lei. Calu in palleggio contro Dotto, sfondamento, perché Dotto scivola bene, Durle a commettere fallo, perché poi di questo si tratta. Cambia in campo, entra Giulia Buongiorno per Calu, che ha commesso il suo secondo personale. Avanti la partita, Romeo in palleggio su Dongue, taglio e palla un po' troppo addosso, quasi un consegnato, poi dentro per Dongue che proverà ad attaccare, anzi no, scarica per Natali che se la sente da 3 per rispondere a Pansera, sbaglia ma poi segue a rimbalzo, ci vanno un po' tutte, gambe per terra, Scarsi lotta, nuovamente possessora, la numero 12, vincitrice del trofeo di Binzago qualche anno fa, giusto per dare dei riferimenti. E anche ex Gers. Attacca Romeo in palleggio, prova a buttarsi dentro, un tiro pazzo e sbagliato sulla sirena dei 24, pur di tirare si fa anche questo. Bestagno aspetta l'uscita di Pansera, inseguita dall'avversario, sfrutta blocco di Begic, pareggio, arresto e tiro e canestro. È il momento di Laria Pansera. È il momento della consapevolezza offensiva per la giocatrice con la maglia numero 14 da 3 punti. E poi palleggio, arresto e tiro. Ottimamente eseguito.
Ancora Romeo per Natali che se la sente da tre, palla che gira sul ferro, a rimbalzo c'è solo Begic che taglia molto bene fuori Dongue, e quella è l'idea migliore contro quel genere di atleta. Palla dentro per Moore, ci si avventano addosso in tre, momento di wrestling. Chi ovviamente non è di questa zona, torneo misto, 40 km. Torneo misto maschile e femminile, molto famoso, insomma, nella zona del Milanese barra Brianzone. Si butta dentro Dotto, scarico per Begic da dietro, Natali e poi in aiuto Buongiorno. Riescono a fondi sul cronometro, palla dentro per Moore che viene correttamente, manda in lunetta Moore. Moore che fa solo, converte soltanto uno dei due liberi a sua disposizione per il più 13 Geas, massimo vantaggio. Tanto vedo Sventuraite che in panchina sta ricevendo cure al volto, al sopracciglio mi pare, è pronta a rientrare da quando riesca a... E tu mi hai fatto dopo il contatto con Dotto, prova a rientrare in campo, vedremo se sarà in grado attivamente di partecipare alla gara. Palla per Pansera, ancora palleggia, resta tiro, alza la parabola in questo caso, poi vanno tutte a rimbalzo, ancora qualche colpo di troppo, ma il trucco riesce a strappare il pallone a Sventuraite che si era ritrovata chiusa da due avversari in un angolino e non ha potuto uscirne. Dotto in palleggio, ribaltamento per Trucco che è liberissima da tre, solo primo ferro, poi segue a rimbalzo, va dentro da Begic, mano destra, super assist, due canestri abbastanza semplici gli ultimi, il precedente su tiro libero, ma il Geas sta strappando, più 15 al momento. Calu con una partenza 10, il possesso rimane a Roma, è il secondo di squadra per il Geas nel periodo, 4 minuti e 27 al termine. Sì, molto bene dall'altra parte Begic, e come benissimo qua Dongue che riceve da Sventuraite, un alto basso di altissimo livello in precedenza. Trucco si apre, prende il tiro, segue a rimbalzo in attacco, prende a rimbalzo in attacco e serve un assist difficilissimo perché avrà fatto un passaggio di 80 centimetri per Begic che deposita due comodi a canestro. Segnali positivi per la giocatrice torinese. Non sempre gli 80 centimetri bastano, in questo caso ad esempio Begic non riesce a guadagnare. Per gli assist ci siamo, per la sua statistica è nona, a quasi 4 di media, quindi ben oltre la sua media per il momento. Guatmi vede il taglio di Moore, poi si fa restituire il pallone, difende forte Calu, la tocca un paio di volte, 3 secondi per andare al tiro, Guatmi in emergenza, Romeo a rimbalzo, fa correre Calu che sceglie il lato, vede il taglio di Dongue, poi fuori per Romeo con un palleggio, cerca di ripartire l'azione di pick and roll, Buongiorno dentro da Sventuraite, Moore in rientro difensivo, mano alta. Girare l'angolo e andare a deviare il pallone, probabilmente un passaggio più veloce, sarebbe stato... migliore. Blocco granitico di Sventuraite e primi tre della partita per Nicole Romeo che è giocatrice da 40% stagionale da oltre l'arco. 30 secondi per la fine del primo tempo, attacca Conti, fuori per Begic che la voleva prima, poi consegna per Guatmi, ancora Conti, si alza Moore per il blocco, non è costruito niente il Geas, dovrà risolvere allora in qualche modo Conti, 4 secondi, va verso destra, si butta dentro, perde il controllo del pallone, scadono i 24, infrazione di passi, vittoria di... Problemi a un dito, sì. Problemi a un dito. Vedremo nell'intervallo. Un solo tiro di resto il cronometro, 7 per realizzarlo, si butta dentro Romeo, palla per Dongue, stoppata di Begic che... da 81% e porta, come avevi citato, a meno 5 le sue compagne. Da metà campo Conti va anche abbastanza vicino al ferro con Romeo e Natali in guardia insieme a Calu e Dongue e Sventuraite vicino a canestro. Palla per proprio la giocatrice lituana che va dentro da Dongue, mano destra devastante per lei, movimento di atletismo assoluto che non può essere marcato in nessun caso. Attacca dall'altra parte Conti per provare a rimettere punti visto che ora è meno 3 sul tabellone. Pansera, ribaltamento di lato in punta su Conti che va in palleggio verso sinistra, tira la difesa, poi trova Pansera nell'angolo per la tripla che farebbe ripartire il meccanismo offensivo del Geas. Così è, con pazienza ai limiti della
dello scadere dei 24 secondi trono i primi tre del secondo tempo. Natali in palleggio contro Guatti, anzi no, non apre il palleggio, Calu, nemmeno lei, ribalta per Romeo che ora è costretta ad attivarsi, poi Dongue, palla dentro per Sventurati che fa saltare Moore, scadono i 24, c'era l'occasione per tirare un passaggio, quello di Dongue un po' rischioso, ma tutto sommato che aveva messo la compagna nella disponibilità di un tiro. Ancora zona per... No, scherzavo, si segue a uomo perché ho visto un lo schema del Jazz che riparte con Guatmi, Panzera, spalla canestro, riceve contro Romeo, le restituisce palla, si va da Trucco, poi Conti, gioca al pick and roll con Moore che va a mettersi spalla canestro, riceve alto basso da Trucco, appoggio al tabellone con spinta annessa e non ravvisata dagli arbitri, vantaggio Jazz che si riporta sulle 8 lunghezze. Benissimo Jazz, due attacchi di grande pazienza, usando tutto il cronometro a propria disposizione. Trovate prima un tiro comodo di Ilaria Panzera dall'angolo da 3 punti e poi un appoggio vicino al canestro di Moore che ancora una volta trova un angolo perfetto. Dongue va alla ricerca dell'anticipo sempre in tutte le singole azioni. Non sono convinto che sia il modo migliore per difendere contro Moore, perché poi è una che, come abbiamo già detto, può tirare letteralmente da ogni tipo di angolazione ed effettivamente sta ottenendo buoni frutti. 18 punti per lei, come buoni frutti gli sta dando anche la difesa in pressione a costringere agli ultimi 2 secondi. Calu al tiro da 3 che non tocca nemmeno il ferro, in precedenza Natali corta anche lei, in precedenza ancora palle perse, in difficoltà l'attacco di Roma che, l'abbiamo detto, per rimanere attaccata alla partita ha bisogno della difesa, perché se crolla anche quella il match finisce in fretta. Sì, e come spesso accade, l'intervallo per Cozzanotti è il momento per adattare la propria difesa. 3 azioni d'attacco per Roma, 2 infrazioni di 24 secondi. Trucco nell'angolo per Moore, extra pass per Guatmi, extra pass per Panzera che si ritrova al manuale. Newark, New Jersey, città di sport quella. Sport e grandi aeroporti. Eh sì, soprattutto grandi aeroporti. Panzera fuori per Trucco che se la sente da 3, vola Guatmi altissima su Natali a strappare il pallone, Panzera per un attimo con l'idea di prendere la tripla, poi attacca in pick and roll ancora con Moore, fuori per Guatmi che rimbiazza bene, trova dentro Trucco, palla ancora una volta dall'alto Moore che aveva segnato, ma avvalendosi di un po' troppi secondi al centro del pitturato, almeno questa è la chiamata degli arbitri. Sì, ottima chiamata qui da parte degli arbitri. In effetti Moore aveva posizione da parecchio tempo vicino all'area, c'è voluto un passaggio di troppo il Jazz per servirla. Arriva la recuperata del Jazz con Panzera che va dentro da Conti, effetti speciali e rimorchio vincente di... Insomma, grande dedizione, grande tecnica, lei che oltretutto, oltre la tecnica individuale, ha anche una grande cura del suo corpo e della propria alimentazione. Questo ce lo dicono le fonti interne del GS. Una condizione fisica devastante, effettivamente spazza via sempre gli avversari. Attacca Romeo, poi Natali sulla linea di fondo, riesce a battere Guatmi inerpicandosi letteralmente sul tabellone per mettere 2 punti del meno 10 che era diventata un po' una tomba dalla quale risalire. Guatmi prova subito a rifarsi in attacco, Conti per Moore, il pallone poi nuovamente consegnato per il numero 3, taglia Moore, cambia la difesa, Panzera riesce a controllare la palla, 4 per andare al tiro, dovrà risolvere lei da 3, invece no, dentro per Moore, esagerato e sbagliato, nonché recuperato il pallone da Roma con Romeo che va da Calu, non la trova. A proposito di Moore, volevo leggere 17, 10, 11, 15, 13, 17, 27, 28, 24, 11, 26, 4. 4, settimana scorsa, va bene. Peggiore prestazione dopo una sequenza infinita di doppie cifre. Se è la seconda miglior marcatrice, devi avere anche tanta costanza. Non basta fare cinquantelli ogni tanto. Lei di costanza tutta quella che vuoi. Il fatto che a campo basso sia rimasta solamente a 4 e Jazz abbia chiuso a 50 punti pur vincendo, un motivo ci sarà anche se Jazz ha fatto solo 50 punti. Dentro per ancora Moore che prova a girarsi su Dongue senza
nessun tipo di angolo, questa volta sbaglia la conclusione, poi Dongwe può andare dall'altra parte a tutta velocità, fuori Romeo per Natali, primo ferro, rimbalzo di Moore che segnerà anche tanto e poi dietro prende tutti i rimbalzi del mondo. Ma stiamo parlando di una delle migliori giocatrici oggettivamente di questo campionato. Un vanto per la società sestese averla reclutata dal campionato spagnolo. Pansera in palleggio, fuori per Trucco, un secondo per andare al tiro dopo i 24 scaduti. Le squadre ora stanno giocando, ovviamente è anche merito delle difese che continuano ad essere molto molto aggressive. Sì, grande laboriosità negli attacchi delle due squadre, non sta venendo fuori una gran pallacanestro in questo frangente. Palla dentro per Sventurite che si mette in posto, si gira sulla linea di fondo, va di mano Mancina, spinta fuori dal campo da... a Belgio, dove vince il titolo tra l'altro col Bren nella stagione 19-20, e poi tanta Turchia, Izmit, Kayseri, Bottas e Atay nella sua carriera prima di approdare a Schio e quindi a Roma. Begic trova il consegnato per Guatmi che le restituisce palla, taglio di Begic con Natali e Conti, costretta a spendere un buon fallo peraltro. Giulia Natali, intanto rientrata Tina Ramur in luogo di Valeria Trucco, gravata di 4 falli. 10 secondi per andare al tiro, diventano 7 in questo istante. Conti in palleggio da 3 dalla sua mattonella, sbaglia Moore, lotta rimbalzo, Dongwe è davanti, il possesso dunque passa nelle mani di Roma per il Jazz, c'è forse per chiudere definitivamente la partita da trovare una seconda bocca da fuoco offensiva, perché Moore dopo un po' inizia ad essere stanca a furia di tirarle tutte, di lottare su tutte. Intanto Romeo con la seconda tripla della partita, abbiamo parlato di una giocatrice da 40% stagionale, stasera 2 su 3 da oltre l'arco, poi mette anche un po' di pressione su Conti, lei arriva con parenti come antenati, come ben si evince dal suo cognome italiani, cresce negli Stati Uniti al college di Washington, poi in Australia, Germania, Spagna, Turchia e dal 2019 in Italia con la maglia di Ragusa, da cui si è separata quest'anno per sposare la causa dell'Oxygen Basket Roma. Da lontano ancora Romeo, 3 su 4 e time out obbligatorio per Guatmi fino a questo momento. E 1 su 6 al tiro. E uno su 6 al tiro, quindi fondamentale riuscire a coinvolgere offensivamente la giocatrice portoricana. Che ora si mette nell'angolo, esce dall'altra parte con doppio blocco fondo di Moore e Begic, poi il consegnato di Moore per Pansera che guarda il canestro, trova Dotto, se la sente da tre, un po' sfidata al tiro solamente ferro e tabellone per lei, in precedenza aveva segnato tempo, tranquilli che prima o poi arriva. Si aveva costruito poco il gesto, soprattutto contando che Roma ha esaurito il proprio bonus e che quindi ad ogni fallo porterebbe le giocatrici del GS in lunetta. Romeo per Sventurite, poi fuori per Calu che trova nell'angolo Natali, partenza al numero 10, passaggio d'uscita per Calu, 5 per andare al tiro, Dongwe dovrà risolvere da 3 per il vantaggio di Roma e l'esaltazione di coach Vincenzo Di Meglio che si mette le mani in faccia e dice cosa ho visto, la prima tripla stagionale di Dongwe, 0% per lei in campionato da dietro l'arco, magia di uno Roma. E ci voleva questo per andare in vantaggio, 11-0 di parziale aperto, Guatmi in centro dell'area, affondata, questa volta è andata con decisione. Sorrisi di coach Di Meglio, la sua positività sempre, sarà contento perché avrà riaperto la partita, non lo metto in dubbio, ma mi sembra proprio quel genere di persona genuina che si sta pure divertendo. Sì, il suo linguaggio del corpo era identico anche sul meno 16, meno 13 eccetera. Palla dentro per Dongwe che trova ancora punti buoni per il vantaggio, 48-47 e per quel parziale facciamo 13-2. Palla per Muri, consegnato per Dotto che ora deve riprendere ad attaccare, se la sente da tre, sfidatissima, che al di là, oltre le percentuali, va bene tutto, ma proprio Caterina Dotto no, cioè
lascerei perdere Roma. Al netto delle percentuali, un cuore che fa provincia. Romeo ancora da tre con il contatto, questa volta non c'è fischio, c'è sta... e... scende ad un miserissimo 3 su 5 da 3. Sì, diciamo un tiro forzato per Nicolò Romeo, che ha più cercato il contatto che realmente cercare i tre punti, contatto non ravvisato dagli arbitri, quindi palla persa. Sempre tutte le partite con Porto Rico. Moore intanto consegnato per Dotto, che mette palla per terra, vede il blocco in uscita di Guatmi che può partire contro Dongo, questo è impossibile da segnare, ma Moore va a rimbalzo e segna. È impossibile da segnare anche per la difesa estremamente fisica di Dongo, che per quanto si spreca e si spreme in difesa, due soli fatti sono pure falli fatti, sono pure pochi. Un solo tiro in campo, 10 secondi per ottenerlo. Falli da spendere per il Romeo, falli da spendere, bravo, infatti Dotto vola sull'avversario per la squadra di Pozzano. Palla fuori per Buongiorno Dotto, vediamo se va lei contro Romeo, intanto la insegue benissimo, la costringe ad un tiro impossibile e sbagliato. Ecco, io ho i falli da spendere. Avrà il primo pallone del quarto. Palla per Begic, che libera il lato di Guatmi, si ritorna indietro a giocare pick and roll con Dotto, rimpiazzo di Guatmi, palla per terra e arresto e tiro della numero 24. Arresto e tiro e canestro della numero 24. E faccia cattiva con gli arbitri, voleva anche il contatto che probabilmente c'è stato contro il braccio in fase di salita del tiro. Comunque, due punti per lei, 6 nella sua gara. Calu va da Sventuraite, che le restituisce il pallone, attacca la giocatrice nigeriana, poi fuori per Natali che sbaglia il tiro, recupera il rimbalzo Panzera, sforzo ora del Geas per allungare, attacca la numero 14, centro dell'area, si gira per un tiro impossibile sul 3, 4, 5, 6 rimbalzi sul ferro, poi ne esce Calu con il possesso dietro Dotto all'inseguimento del pallone come solo lei sa fare. In penetrazione concede la mano destra, Natali scarico, penetrazione a sua volta, stoppata da Guatmi che le mangia il pallone, forse rimane anche colpita al volto Natali, si attarda a rientrare in difesa, rimane liberissima Panzera che ha 3 km per questa tripla, solo ferro, a rimbalzo arriva prima di tutte Guatmi che si butta dentro e scarica per Mura, ancora fuori per Panzera, deve prendere anche questa, no, palleggia resto tiro da 2, un passo dentro l'area, sbagliato e recupera il rimbalzo di Buongiorno. Può attaccare Calu, partita che ora scorre via veloce, senza fischi, senza interruzioni, senza canestri pure a dire il vero. Riceve ancora la numero 23, pronta ad attaccare fuori per Sventuraite, che però stava andando a mettere il blocco per Natali, che per quel colpo al volto di cui in precedenza. Sì, sì, un po' per il colpo al volto e un po' perché due minuti senza Romeo in cabina di regia sono stati sufficienti per coach di meglio per rimetterla immediatamente in campo. Era 0 su 11 fino ad adesso da 3 Doingue, intanto Begic questo canestro normale, frazione di primo cesto come si dice in gergo. 8 da recuperare per, scusate, 6 da recuperare per Roma con Calu che è pronta ad attaccare il ferro, va dentro la Sventuraite, mano mancina che si appoggia al tabellone per il 9-4, ricordiamo che Roma è neopromossa in tutto questo, è anche per quello che c'è tanto divertimento, perché da neopromossa cercare di entrare ai playoff è sempre una gran bella goduria. Palla dentro per Moore, anticipa Dongue che non può far altro per contro Moore, una delle più belle viste quest'anno, campionato italiano che a dire vero produce parecchi lunghi interessanti. Finisce per terra Guatmi, poi Dotto riprende il gioco, 5 secondi per andare al tiro, linea di fondo, Begic deve tirare con la difesa addosso, questa volta riesce ad evitare l'infrazione di passi, rimette il più 6 a tabellone, prova a rispondere subito Buongiorno ribaltando lato per Dongue, palla fuori per Romeo che gliela restituisce, vantaggio fisico e scarico per Calu che se la sente da 3, subisce il fallo, 3 tiri liberi in arrivo dalla giocatrice lituana che non abbassa il pallone e mette 2 punti. Sbaglia il terzo tentativo Calu, vanno tutte a rimbalzo con energia le maglie bianche, ne esce una con
difesa per il Geas, 6 minuti e 53 da giocare al Paranati. Sì, un'insolita, Romeo, che grazia questo tiro comodissimo frutto del rimbalzo, del lavoro a rimbalzo ottimamente eseguito da parte di Dongue. Grazie il Geas, Geas, asciugare le mani, bere qualcosa, prendere fiato, riaggiustare le idee e rientrare in campo per trovare un po' di fluidità offensiva, perché quella difensiva sicuramente c'è. Caterina Dotto da 3 a canestro per il nuovo più 7. Abbiamo trovato l'altra bocca da fuoco. 9 per Caterina Dotto, 3, 6, 9 sul tabellone per la numero 0. Romeo in palleggio verso destra, anche lei grande tiratrice da 3, non se la sente però in questo caso Natalia, allora deve provare a risolvere, palla ancora fuori per Dotto, 4 per andare al tiro, scusate, per Romeo, si butta dentro, mano destra, stoppata da Moore che poi recupera anche il pallone, apre per Dotto che ora si scatena in contropiede, 4 contro 4, rallenta un po' il Geas con Panzera, aspetta il rimorchio di Moore che cerca Bestagno, alla fine si va con il consegnato, chiama a testa Bestagno con 10 secondi per eseguire il blocco di Moore, si apre Dotto nell'angolo, palla restituita a Moore che va alla ricerca proprio della numero 0, ancora una conclusione da 3, questa volta solo sul ferro, anche perché sennò dobbiamo rifare i pilastri che tengono in piedi il palazzetto. Calu pronta ad attaccare, va da Romeo che le restituisce il pallone, partenza linea di fondo, scarico per Sventuraite contro la difesa, lotta Moore su Calu e riesce a strappare il pallone per questione di taglia fuori e centimetri rispetto all'avversario, 7 di vantaggio, 5 al termine, palla per Begic che riparte nell'azione, prova a mettere blocco per Panzera, ancora un gioco a due, palla fuori per Bestagno che ci pensa su qualche istante, giusto il tempo di controllare il pallone, poi prende un tiro fuori dai giochi, ma mancavano solo 5 secondi alla conclusione dell'azione offensiva. Romeo dall'altra parte con un paio di palleggi in mezzo alle gambe per attivarsi e riattivarsi, Dongue da sola al centro dell'area, rilascio magari non proprio da mostrare i bambini nel mini basket, ma se segna con l'80% in partita gli mostrate tutto quello che volete, che va bene lo stesso. Rilascio non ortodosso lo potremmo definire con una sola mano, ma tremendamente efficace, ha ragione lei, meno 5. Palla dentro per Begic, cerca l'anticipo Calu, arriva in ritardo l'aiuto di Natali, non ci si può far niente. Hanno cercato il canestro in mille modi senza mai trovarlo. E ora siamo di nuovo qua, con 2 possessi di distanza tra le squadre. Basket selvaggio al Palanat con Guato in palleggio, resta tiro, Ferro, poi Moore a rimbalzo, buongiorno, la porta giù, Romeo quasi raddoppiata sulla linea della metà campo, va da Calu, Guatmi decisa a commettere. Abbiano deciso di ruotare pochissimo, utilizzare pochissimo la propria partita per entrambi gli allenatori, rotazione a 8 giocatrici. Però c'è una bella differenza perché Roma ha portato via solo un punto dalla panchina, Geas invece 19. Panzera per gli ultimi istanti, 43 secondi, difesa fisica, Guatri in palleggio, passa in mezzo a tutti con un bolle che in questo momento si stiano affrontando viso a viso. Dotto mette palla per terra, salta Natali, trova poi Panzera che finta la tripla, 6 per andare al tiro, schianto di Sventuraite, si rimane lo Sventuraite, non la scelta migliore, 6 secondi mancavano sull'azione del Genoa, adesso ne ha altri 14, altro, esatto, prova a spenderne un altro di corsa per essere brava a rimettere in campo il pallone il Genoa, poi attendere con Caterina Dotto, mi sembra un'ottima scelta per un'assenza importante, per il resto una grande prestazione anche stasera. Intanto Dong in tiro rovesciato, Guatmi dovrà superare la metà campo, poi subito dopo verrà fermata dal fallo di Begic che non spende fallo su Dongue quando si è trovata attaccata uno contro uno. Comunque siamo nella situazione precedente, più 5 per il Gea, 6 secondi ora sono anche arrabbiatina l'area Panzera per la spinta sul blocco, ci prova Natali da 3, solo primo ferro, rimbalzo di Panzera dopo l'ultimo tiro della partita, 66 a 61, mentre Romeo e Dotto scherzano a metà campo, vittoria.